Buongiorno! Ciao a tutti! Un altro video insieme? Sì. Un altro video insieme con tutte le nostre cosine, ciao, le nostre cianfrusaglie recuperate in giro. Sempre. E vi aggiorniamo, giusto? Sì. Vi aggiorniamo su quello che abbiamo preso in questi giorni. I mercatini sono sempre validi. Sempre validi. Sempre belli. A parte una cosa che ho sgarrato io e l'ho presa l'Alcott, nuova, okay. Però mi piaceva, concessa. Mi piaceva, ho fatto una spesa grossissima e adesso ve la faccio vedere, e il resto tutto il mercatino. Parto io? Sì, sì. Allora, partiamo da quella che così faccio la mia grossissima spesa. Allora, ho tolto il cartellino proprio perché l'ho provato. Allora, ho preso questo vestito fatto di felpa, così, manichina tre quarti, grigio, arriva forse fin sopra il ginocchio, una misura così, dell'Alcott, era appena arrivato proprio probabilmente alla nuova collezione adesso autunnale, dato che è fatto di felpa, l'ho pagato 9,99 euro, però mi piaceva molto, i vestiti o le gonne fatte di felpa comunque sono carine adesso in quella stagione che si arriva proprio a freddino. Poi ho preso mercatino invece dell'usato, questo cardigan, chiamiamolo, però anche questo sempre fatto di felpa, grigio, manica lunga, abbastanza lunghino anche dietro e ha questo collo rosa, rosa antico, col grigio mi piaceva molto, perché appunto anche adesso, che magari può essere un pochino più freschino, così con una magliettina è fantastico, poi a me la felpa piace tanto. Poi sempre mercatino ho preso bella camicia, bellissima secondo me, l'ho lasciata sull'ometto che così almeno si vede meglio, camicia bianca collo coreana della Tommy Hilfiger con risvoltino così a righe blu e questo effetto qui davanti mi piaceva un sacco, molto molto bella. Cosa l'hai pagata questa? Questa l'ho pagata 8 euro, però della Tommy sapete benissimo cosa costano le cose. Mi piaceva molto, poi la camicia bianca è sempre bella. Poi ho preso questa qui dell'H&M invece, scende molto larga, scampanata di questo grigio, tessuto abbastanza leggerino, con questo effetto con i bottoni tipo militare, chiamiamolo così, dietro è liscia. E questa l'ho pagata 4 euro. È bella. Questa qua è molto carina. Poi, ultima cosa che io ho trovato. Ho trovato questo completo, l'ho lasciato anche questo sull'ometto per farvi vedere. E il completo si presenta così. Completo con vestitino e il suo cappottino, diciamo, spolverino sopra. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, il vestitino è un modello vintage perché non ha marche né niente, sembra fatto addosso su misura, è proprio perfetto, è di questo rosso molto sagomato ed è questo scamiciato così, semplicissimo, senza stacchi né niente, con spolverino molto molto stretto anche lui, fatto così, bellissimo, stavo aspettando che diventasse un pochino freschina l'aria da poterlo usare. Questa è la mia spesa. Molto veloce. La mia. Allora, ieri sono andata all'usato store, sì, con papà, sì, e ho trovato quella giacca qua che sarebbe da uomo, però a me piaceva col collo coreana così, colore cru, no? Bellissima, e l'ho pagata 6 euro, praticamente era metà prezzo. Anche i bottoni sono tipo di cocco? Sì, sono di cocco, il genere che piace a me, largo, che va giù così. E ho preso questa, l'ho pagata 6 euro, costava 12 però era scaduta, ah, e l'ho pagata 6 euro. Poi ho preso questa sciarpa che praticamente era nuova, sempre la, e l'ho pagata, fatta così, c'è ancora sul cartellino, per metterci sopra, legata al collo, bellissima, bellissima, no? E l'ho pagata 2, una bella fantasia, 2 euro. Va bene con lo stesso colore che c'è nella giacca. Poi in un mercatino ho trovato questa borsa
con i manici tipo i miei bracciali che ho in legno, scolpiti così a mano, di quel genere che piacciono a me, fatti sì. Così. Sono uguali proprio i bracciali? Sì, che si tiene tutti. A mano così. E l'ho pagata 4 euro. Poi, domenica, al mercatino qua sotto, sì? Il nostro sotto casa, ho trovato una De Bridge. Bestia, eh? La De Bridge, mica... È stata usata, perché è usata, però bella grande. Però è anche tenuta abbastanza sì, bene. Per l'inverno è così, è bella. L'ho pagata... Anche una forma comoda. Sì, sì, è De Bridge originale. E l'ho pagata 3 euro. 3 euro, perciò è per quello che vi dico sempre, dando un'occhiata alle cose usate, sì. Perché si trovano a prezzi. Poi ho comprato quel vestito qua, sempre al mercatino, quelli che mi piacciono a me, colorati, fatti così, mica tutti possono piacere questi abiti. No, è un genere, magari, è un genere. A me piace, però magari certe persone non le metterebbero, però a me piacciono tantissimo. Poi con questo verde, rosso, questi colori che a me piacciono tantissimo, questo l'ho pagato 3 euro. Bello. Un mercatino. Però, vabbè, è particolare. È una cosa particolare. Poi ho trovato questa collana che è in pietra dure. Indiana, uh-huh. Vedi che ha fatto bella. Il suo cordoncino così per allargarla e stringerla con le pietre. Anche questa l'ho presa in un mercatino, pietra dura così, e l'ho pagata 7. Bellissima. Però è veramente bella, spettacolare. È bella veramente, è grezza, sembrano dei rubini ma grezzi, sì, 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 dei smeraldi grezzi. Non sono lucidi, sì. Non so se si vede magari un po' più da vicino, ma... Magari molto con la luce bella. È proprio opaco, la pietra grezzo. È opaca, grezza, cioè sembra non bellissima. Sì, questa. E poi per ultimo, che stile un po' più, cosa si può dire, uno stile un po' più, colori più africani, più ha uno stile, sì, infatti questa fantasia tipo così si vedono in alcuni pantaloni che indossano degli uomini anche. Ecco, questa si vede sì. Che è stata fatta perché non c'ha né marche né niente. E questa qua l'ho pagata 3 euro, però è bellissima. È grande poi. Perché è con un abito magari di una tinta unita. Tinta unita, che c'è dentro qua. Certo, che c'è... la metti, fa subito... Va bene. Fa subito colore, a me che questi piacciono tantissimo. Tanto colore. Queste sono state le nostre ultime sì. Spese. Nostre, sì, 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 sì. Spero che voi stiate bene tutti, ringrazio sia Mari che è sempre carinissima, sia Evelyn che è carinissima, ci e tutti sempre. Che si sono iscritti. Gli ultimi nuovi arrivati, grazie mille per essere iscritti. Certo, ci fa molto piacere. Grazie, condividere con voi. Certo, le nostre piccole cose, perché non sono cose di firma o di valore, di chissà cosa, però per noi sono grandi cose. Vi ringrazio, grazie. Un bacio, ciao! Ciao.